ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण माजी saluto speciale a tutti i devoti e gli amici che seguono la casa. Dunque, oggi 22 gennaio 2013, martedì, ricorre Ekadasi, Utrata Ekadasi per la precisione, quindi digiuno da cereali e legumi, e quindi impegnarsi di più, difficile a prevalutare, impegnarsi di più in questi giorni, avendo limitato le richieste del corpo, quindi cose semplici, cibo semplice, esente da cereali leguminose, e impegnarsi di più nel canto e nell'ascolto delle scritture, quindi nel canto dei santi nomi di Krishna, nella predica e nell'ascolto delle sacre scritture. Bene, ricordiamo anche che siamo nel mese di Narayana, nell'anno 526 dell'era di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oggi è il giorno dedicato al Bhakti Godhead. Allora abbiamo scelto un articolo di Sua Santità Satsvarupa Das Goswami Maharaj, discepolo del corpo di Srila Prabhupada. In realtà è uno dei primi discepoli di Srila Prabhupada ed uno dei primi redattori del Bhakti Godhead. Ed è l'autore di molti libri sulla coscienza di Krishna, compresa la biografia di Srila Prabhupada. Per me c'è Srila Prabhupada di Lambi, che leggiamo ogni sabato. Questo articolo di oggi, di Santità Satsvarupa Das Goswami Maharaj, si intitola Affrontare la nostra realtà vivendo i nostri ideali. Sottotitolo: Sebbene voglia la nostra piena resa, Sri Krishna ci incoraggia a progredire gradualmente verso questo alto traguardo. Quindi è un articolo che tratta dell'aspetto pratico dei passi che un aspirante devoto deve compiere per giungere alla piena resa. Sappiamo che la piena resa a Krishna, mamma nabara, mabato, mabatino, mascuruno, mabaisha, si sa più in te, la digiane qui, io si me, quindi a me, sottomettiti a me, pensa sempre a me, diventa devoto a me, pensa sempre a me, concentra tutta la tua intelligenza, tutta la tua mente in me. Questa è piena resa, e Krishna dice: tu mi sei un amico molto caro, per questo io comunico questa verità così elevata. Questa è la perfezione della vita: pensare sempre a me, diventare mio devoto, offrirmi il mio omaggio. Di questa è lo scopo della vita. Tuttavia, Sri Krishna ci incoraggia a progredire gradualmente verso questo alto traguardo. Ma leggiamo questo articolo. Lo Srimad Bhagavatam, canto terzo, capitolo 29, shloka 11 e 12, afferma: il servizio devozionale puro e senza mescolanze si manifesta quando la mente del devoto è istantaneamente attratta dall'ascolto del nome e delle qualità trascendentali del Signore, che risiede nel cuore di ogni essere. Come l'acqua del Gange fluisce naturalmente verso l'oceano, l'estasi devozionale, non ostacolata da alcuna condizione materiale, fluisce liberamente verso il Signore Supremo. Nella sua spiegazione, Srila Prabhupada scrive: nessuna condizione materiale può fermare la corrente del servizio di devozione di un puro devoto. Nessuna condizione materiale può fermarlo. Srila Prabhupada sta descrivendo un livello di perfezione, quello in cui un devoto non devia mai dal servizio a Krishna, non ha desideri materiali e non cessa mai di ricordare l'amato Signore. Questa è la condizione del puro devoto. Puro devoto significa questo, dobbiamo appena leggere.
È facile per noi ammettere di non essere a questo livello, ma non dobbiamo mai perdere di vista che per quanto ci sembri impossibile, è proprio questo il livello che vogliamo raggiungere. La vita che vogliamo vivere non deve avere alcun interesse distinto da quello di Krishna. Nello stesso tempo, per quanto mi riguarda, sono convinto, e rappresento anche altri, che noi dovremmo impegnarci a servire Krishna con la natura che abbiamo. Non c'è bisogno di censurarla o di reprimerla. La nostra natura comprende le nostre tendenze psicofisiche, il nostro orientamento culturale e le nostre diverse capacità. Le scritture ci informano che non è possibile uccidere il desiderio e non è nemmeno consigliato provarci. Non è consigliabile provarci. Invece dobbiamo impegnare noi stessi e tutto quello che abbiamo nel servizio a Krishna. Se rifiutiamo la materia per un astratto concetto di rinuncia, questa rinuncia è incompleta. Ma come impegnare in modo pratico noi stessi e tutto il resto al servizio di Krishna? Domanda interessantissima. Nella ISKCON è accaduto che ai devoti che aderivano al movimento fosse detto di sottomettersi in modo completo, di abbandonare i loro interessi personali e di impegnarsi a tempo pieno nel servizio al Tempio. Molti devoti hanno rinunciato a carriere, alle proprie inclinazioni, talvolta anche alle famiglie e a tutte le cose che amavano e che consideravano parte di loro stessi per impegnarsi nel servizio di devozione. Poi, dopo alcuni anni, hanno cominciato a cambiare il loro modo di pensare. A volte sentono di essere stati indotti a rinunciare a quello di cui non era necessario privarsi. A volte sentono di essere stati manipolati da coloro che parlavano di completa resa, senza però essere completamente arresi. A volte pensano semplicemente che le inclinazioni o gli interessi a cui hanno rinunciato erano veramente molto importanti per loro. Questi devoti spesso tornano a quelle stesse attività e le riprendono, non per piacere personale, ma come modo di servire Krishna. Questo graduale processo di rinuncia e di arresa è detto Varnashram Dharma. Nella Bhagavad Gita Krishna riconosce che coloro che non sono sulla via di una spontanea e totale arresa possono sentire la necessità di offrire a Krishna ciò che a loro piace fare. Perciò le scritture prescrivono varie regole da applicare nel compimento di queste attività. La più alta richiesta di Krishna è che noi rinunciamo a tutto, sarva dharman, pariteggiare. Ma se questo non è possibile subito, esiste un metodo con cui possiamo gradualmente avvicinarci a questo traguardo definitivo. Un devoto dovrebbe sempre fare molta attenzione a non confondere i livelli intermedi dello sviluppo spirituale con il traguardo definitivo. Bella è questa cosa della quale Maharaj ci mette in guardia. Un devoto dovrebbe sempre fare molta attenzione a non confondere i livelli intermedi dello sviluppo spirituale con il traguardo definitivo. Non dimenticare l'obiettivo. Dobbiamo sempre tenere presente l'obiettivo, un animo scevro da risentimenti. E qui Maharaj cita un verso della Bhagavad Gita, lo shloka 31 del capitolo 3. Le persone che compiono il loro dovere secondo le mie istruzioni, dice Krishna, e seguono questo insegnamento con fede e senza invidia, si liberano dai legami dell'azione interessata. L'obiettivo
è di accordare in modo completo la nostra volontà a quella di Krishna e di non avere interessi separati. Questo è l'obiettivo. Se ad un certo punto del cammino questo accordare in modo completo la nostra volontà a quella di Krishna e di non avere interessi separati, se ad un certo punto del cammino questo sembra troppo difficile, non dovremmo per questo pensare che Krishna stia chiedendoci troppo. Al contrario, Krishna sta cercando di portarci al livello dei residenti di Vrindavana. Nella sua spiegazione al verso 31 del capitolo 3 della Bhagavad Gita, Srila Prabhupada scrive: un uomo comune, dotato però di una ferma fede nell'insegnamento eterno del Signore, anche se non è capace di applicare le sue istruzioni, si può liberare dai legami della legge del karma. Si può liberare. Può accadere che una persona arrivata da poco nella coscienza di Krishna non riesca subito a seguire tutte le istruzioni del Signore, ma sicuramente sarà elevata alla pura coscienza di Krishna se non prova alcun risentimento verso queste istruzioni e agisce sinceramente senza lasciarsi fermare dagli insuccessi e dallo sconforto. Rileggiamo e rileggiamo. Questo è un estrapolato dalla spiegazione che Srila Prabhupada dà allo shloka 31 del capitolo 3, 31 della Bhagavad Gita. Cosa molto incoraggiante. Lo rileggiamo per quello. Un uomo comune, dotato però di una ferma fede nell'insegnamento eterno del Signore, anche se non è capace di applicare le sue istruzioni, si può liberare dai legami della legge del karma. Può accadere che una persona arrivata da poco nella coscienza di Krishna non riesca subito a seguire tutte le istruzioni del Signore. Succede. Ma sicuramente sarà elevata alla pura coscienza di Krishna se non prova alcun risentimento verso queste istruzioni e agisce sinceramente, senza lasciarsi fermare dagli insuccessi e dallo sconforto. Nel frattempo continua a persistere una differenza tra l'ideale la nostra realtà personale. L'ideale è quello di abbandonarsi completamente a Krishna, Sarvadharman, Pratyaja, e la nostra realtà personale, perlomeno quello che crediamo che sia la nostra realtà personale. Ci sembra di non poterci arrendere completamente a Krishna se questo comporta di smettere, buttare via, bruciare, gettare nel gabinetto tutto quello che pensavamo di essere. Dobbiamo imparare a modificare il nostro modo di essere e così facendo purificarlo finché non diventi un'offerta per Krishna. La filosofia della Bhagavad Gita ci conferma che questo aderire alle proprie inclinazioni è uno standard inferiore a quello della completa resa, come è evidente nel verso che descrive il metodo del Karma Yoga, Yad Karoshi, Yad Ashnasi. Yad Karoshi significa qualsiasi cosa tu faccia. Yad Karoshi, qualsiasi cosa tu faccia, non è dello stesso livello di Sarvadharman Parityajana. In pratica, comunque, se dobbiamo applicare il verso Yad Karoshi per raggiungere la piattaforma della completa rinuncia, cioè Krishna ci incoraggia in questo. Anche se non proviamo risentimento per l'intensità delle istruzioni di Krishna, potremmo chiederci che cosa può significare non avere alcun desiderio oltre a quello di fare tutto ciò che Krishna vuole che sia fatto. Ho parlato di questo con un confratello. Nella discussione egli ha messo in evidenza la superiorità di una completa resa in confronto all'aderire alle nostre inclinazioni e per riconciliare i due aspetti ha detto:
Quello che dobbiamo fare è avvicinare il maestro spirituale senza condizioni. Il maestro spirituale, nella sua saggezza e conoscendo la nostra natura, saprà impegnarci secondo le nostre inclinazioni. Quindi questa è un'istruzione pratica per chiunque abbia accettato un maestro spirituale, che sia sul sentiero di accettarlo, che abbia compreso la necessità vitale di accettare un maestro spirituale. Quindi lo rileggiamo, è un consiglio che dovrebbe marchiarsi a fuoco nel nostro, nella nostra memoria. Quello che dobbiamo fare è avvicinare il maestro spirituale senza condizioni, senza porre condizioni. Il maestro spirituale, nella sua saggezza e conoscendo la nostra natura, maestro spirituale, saprà impegnarci secondo le nostre inclinazioni. Può, per essere senza riserve, dobbiamo essere sinceri. La sincerità richiede umiltà. Ci impone di ammettere che non abbiamo completato o perfezionato la nostra coscienza di Krishna. La sincerità richiede umiltà. Quando comprenderemo la nostra vera posizione, saremo desiderosi di trovare, in qualsiasi maniera possibile, un modo personale da renderci, e naturalmente cesseremo di essere egoisti. Io, dice Maharaj, Sattvarupa Maharaj, sono portato ad incoraggiare il devoto a compiere qualsiasi servizio gli piaccia fare, anche se non è proprio quello che gli era stato assegnato, specialmente quando sente di non riuscire più a portare avanti l'altro servizio, quello che gli è stato assegnato. Poi, quando i devoti sono impegnati in un qualsiasi altro servizio che hanno scelto, li incoraggio a rimanere fissi, nonostante debbano affrontare delle austerità. Sattvarupa Maharaj. Servire un altro, incluso servire la persona suprema, richiede sempre molte austerità. Una delle più grandi austerità che un devoto sperimenta è trovarsi faccia a faccia con la propria debolezza. Rimanere fisso in quel particolare servizio aiuta il devoto a stabilizzare la mente e a trovare lo stato di coscienza interiore che trasformi quell'attività ordinaria in un servizio. Che bello questo articolo qui, questa scaduta magica, così pratico, denso di realizzazioni, e speriamo di poter meditare su queste, far nostre queste realizzazioni e di metterle al centro della nostra vita, eh? È l'unica strada del vero successo, della vera felicità, della piena soddisfazione, per sperimentare veramente un gusto supremo, un gusto superiore nella vita. L'unica, non ci sono proprio altre modalità, altre alternative. In ultima analisi, qualsiasi cosa scegliamo di fare, dobbiamo purificarla al punto che non solo offriamo i frutti di un'attività che è un piacere personale, ma in realtà offriamo questa attività al piacere di Krishna. Questo è lo scatto addizionale, questo è il passaggio successivo, la realizzazione, vigyana. Quando facciamo un'offerta dovremmo farla con trepidazione, sperando che Krishna accetti la nostra, per quanto minuscola, tra i milioni di offerte più meravigliose che egli riceve. Questa coscienza devozionale è alla nostra portata, non è qualcosa di futuristico.
siamo capaci di entusiasmarci delle nostre attività e siamo capaci di impegnarci per raggiungere la meta del puro servizio devozionale. Possiamo farcela. In altre parole, Maharaj ci sta proprio incoraggiando. Puoi farcela, eh? Non mollare. Nell'ISKCON, un numero sempre maggiore di devoti sta riflettendo sulla nostra separazione dal resto del mondo. Forse dobbiamo fare qualcosa per la famiglia, la società, il paese e l'umanità. E forse dobbiamo diventare più completi e realistici. Forse dovremmo considerare queste cose e non parlare sempre dalla piattaforma del predicatore fanatico. Questo è un indizio della maturità del nostro movimento. Allo stesso tempo, i devoti non dovrebbero mai dimenticare che alla fine dobbiamo distaccarci da tutto, ma non dal servizio a Krishna. Per raggiungere questo scopo non è necessario dare un calcio a tutto il resto, ma si deve imparare come usare tutto per Krishna. Secondo l'opinione dei devoti, questo è un estrapolato da una spiegazione di Srila Prabhupada al 3.33.27 dello Srimad Bhagavatam, cioè canto terzo, capitolo 33esimo, shloka 27. Secondo l'opinione dei devoti, il ricordo costante del Signore è detto samadhi, la concentrazione totale. Vivendo costantemente nel samadhi, non esiste la minima possibilità di essere attaccati e nemmeno sfiorati dalle influenze della natura materiale. Liberati dalla contaminazione delle tre influenze della natura materiale, non si deve più rinascere e trasmigrare da una forma all'altra in questo mondo. Srila Prabhupada non sostenne mai che la pura coscienza di Krishna fosse al di là della nostra portata. Ci incoraggiò invece affermando che era possibile ottenerla. È possibile ottenerla. Ma naturalmente c'è un prezzo. Vediamo quanto costa questa pura devozione. Quanto costerà mai? Se è la nostra portata, siamo così poveri, in Kali Yuga, manda bhagya, così sfortunati, manda su manda, ma da io sempre così impoveriti, pieni di problemi, sempre costantemente disturbati, se è alla nostra portata, il prezzo sarà alla nostra portata. Quindi Maharaj dice, naturalmente c'è un prezzo. In una conferenza tenuta a Vrindavana il 13 marzo 1974, un poco prima che Srila Prabhupada scalpicciasse con i suoi piedi di loto suolo romano, Srila Prabhupada discuteva l'affermazione di Rupa Goswami che se fosse possibile trovare il puro amore per Krishna al mercato dovremmo comprarlo senza indugio. Tatra lulyam e kalam mulyam. Rupa Goswami ci avverte: Krishna bhakti rasa bhavitam atim kriyatam yadikutopi labhyate. Egli ci avverte che se la coscienza di Krishna fosse disponibile, dovreste comprarla. Compratela ovunque sia possibile trovarla. Questo è l'avvertimento di Chaitanya Mahaprabhu. Si dovrebbe essere desiderosi di comprare la coscienza di Krishna a qualsiasi prezzo. Generalmente pensiamo che prezzo significhi in termini di denaro, una transazione monetaria di 100 euro, 200 euro, milioni di euro, bilioni di euro e via dicendo. Ma il prezzo è di un'altra natura in questo caso. Qui Rupa Goswami dice, la comprereste a qualsiasi prezzo, ma qual è il prezzo? La parola chiave è l'oliam, il desiderio. Questo è il prezzo. Questa è l'unica qualifica. Dovete essere desiderosi, molto desiderosi, di vedere in questa vita i piedi di loto di Krishna. Questa vita. Dovete essere molto desiderosi con Krishna in questa vita.
Ma non diventate sahajiya, sentimentali. Col servizio Krishna parla con i devoti, ma non con i non devoti. Nella Bhagavad Gita dice Esham satata yukta nambajatam priti purvakam. Solo coloro che sono sempre impegnati al servizio di Krishna, che non hanno altro interesse, solo a loro si libera Krishna. Satata, satata significa 24 ore. Il giorno è fatto di 24 ore, quindi tutto il giorno, tutti i giorni, per tutta la vita. Non ha alcun altro dovere. E bhajatam. Bhajatam significa servire. Dovete trovare sempre qualche opportunità per servire Krishna. Questa è la qualifica. Non importa che cosa siete. Potete essere questo o quello, non importa. Ma questo desiderio di servire chiunque lo può acquistare semplicemente con la sincerità. Questo desiderio di servire, chiunque lo può acquistare semplicemente con la sincerità. Questo è il prezzo. E quindi è alla nostra portata. Leggevo l'altro giorno a proposito del desiderio, che è proprio, allora il desiderio è la manifestazione, desiderando l'essere vivente, se diventa condizionato nella materia, desiderando manifesta il proprio libero arbitrio. Non c'è questione di fatalismo, ma è tutto, se Krishna è il controllore supremo, se ci sono le tre influenze della natura materiale, se c'è il tempo, allora quello che ci succede non è nostra responsabilità. Noi non siamo noi ad agire. Quindi fatalismo, non si deve trascinare nel fatalismo pensando che è già tutto determinato, noi che c'entriamo, siamo pelline, siamo palline da ping pong in un tornado e non abbiamo nessuna possibilità di intervento, perché sia una frode pensare di poter intervenire personalmente per cambiare le cose o il nostro destino. In realtà il libero arbitrio, che è una peculiarità, che è la peculiarità dell'essere vivente, la libertà, la libertà di scelta, il libero arbitrio si manifesta desiderando. Il karma, che è questo meccanismo sottile che governa, regola, che determina la peregrinazione dell'essere vivente all'interno dei corpi e il passaggio da un corpo all'altro e da un pianeta all'altro, è appunto un meccanismo sottile. E qual è la forza, la forza che mette in moto questo meccanismo sottile? È proprio il desiderio dell'essere vivente di sperimentare diverse forme di amore materiale. È il desiderio che ci spinge, che mette in moto questo meccanismo del karma, il desiderio dell'anima condizionata. Ecco che, così come può mettere in moto il meccanismo sottile del karma, può permetterci di approdare al puro servizio di evoluzione, Ram. Quindi è sempre un desiderio. Desiderare di seguire Krishna, come dice qui, desiderare di vedere in questa vita chi è l'illuminato di Krishna. Dobbiamo essere molto desiderosi di parlare con Krishna in questa vita, non però diventando sentimentali, sahajiya ovviamente, io parlo con Dio, si sente, no? Ma io ci parlo con Dio, bisogna vedere se ti risponde innanzitutto. Ti risponde, e se ti risponde, che cosa ti dice? Vediamo se corrisponde con quello che dice anche nelle scritture. Krishna non si contraddice. Quindi dobbiamo essere sahajiya, non dobbiamo essere sentimentali, ma dobbiamo essere equilibrati, sobri, dhira, sobri, mandira,
significa tempio. Mandira, mandira è il tempio, ma mandira significa che dobbiamo, mandira è quella condizione, non necessariamente un luogo, ma una condizione di coscienza in cui la mente è serena, la mente è sobria, la mente tranquilla ed equilibrata. Tempio, per esempio, è chiamato Mandira perché qui c'è Krishna al centro. Ovunque ci si giri, nel tempio si vede qualcosa che ha a che fare con Krishna: libri che parlano di Krishna, puro devoto di Krishna, le forme di Krishna sull'altare, immagini di Krishna, questi quadri che sono finestre sul mondo spirituale. Tutto riguarda Krishna. Devoti che si muovono a destra e a sinistra per servire Krishna, il servizio a Krishna non è differente da Krishna, è Krishna. Quindi si sente il mantra Hare Krishna, quindi anche chiudendo gli occhi sentono i devoti Hare Krishna, che predicano gli ospiti della coscienza di Krishna. Quindi il tempio è un luogo dove la mente si apre, diventa equilibrata, si tranquillizza, si appoggia sui piedi di loto di Krishna e li trova perfetta soddisfazione, pieno sollievo dalle sofferenze dell'esistenza materiale. Quindi questo è il prezzo, il desiderio sincero di servire Krishna. Sterzare il nostro desiderio dal voler anelare, dall'anelare nuovamente sperimentare nuove forme di amore in questo mondo materiale, sterzarlo verso Krishna, desiderare di servire Krishna. Questo è il prezzo, quindi essere sinceri, onesti, franchi. Le parole di Prabhupada sono pratiche. Se avesse detto che dobbiamo pensare a Krishna ogni secondo e non smettere mai di servirlo, non aver mai un interesse diverso ci sarebbe sembrato impossibile. Prabhupada invece pone l'accento sul servizio pratico, assorbendoci nei particolari delle nostre attività e ricordandoci per chi le stiamo eseguendo, possiamo restare fissi nella coscienza di Krishna tutto il giorno. Prabhupada era esperto ad insegnare una forma pratica di autorealizzazione. Mi ricordo di quando ero più giovane e facevo il presidente del tempio di Boston. Anche se non eravamo impegnati a meditare interiormente su Krishna e neppure liberi da desideri materiali, lavoravamo fino all'esaurimento per servire la missione di Prabhupada. Le nostre vite erano così impegnate che non c'era tempo di pensare a noi stessi. Ce la facevamo appena a sostenere il nostro impegno di lavoro. Comunque, anche se successivamente non fummo più capaci di mantenere quel ritmo, dovemmo trovare altri modi di essere coscienti di Krishna. Un altro punto che Prabhupada sottolinea è esposto nella spiegazione al verso 33 del capitolo 21 del canto 4 dello Srimad Bhagavatam. Ci si può chiedere come sia possibile che un essere umano comune su questo pianeta possa servire il Signore che è adorato dai grandi esseri celesti quali Brahma, Shiva ed altri. E Prithu Maharaj lo spiega chiaramente con l'espressione yata dikara, cioè secondo le proprie qualità, secondo le proprie abilità. Adhikara. È sufficiente eseguire con sincerità il proprio dovere prescritto. Non è necessario diventare come Brahma, Shiva, Sri Chaitanya o Ramanujacharya, le cui capacità erano certamente lontane dalle nostre. Anche un Shudra, che in relazione alle influenze materiali si trova a livello più basso, può ottenere il medesimo successo. Qualsiasi persona può ottenere successo nel servizio di devozione a patto che non abbia un comportamento duplice. In questo verso è affermato che bisogna essere molto franchi e di mente aperta, amaniyaha, scusate, amainaha. Appartenere ad uno status inferiore non è un ostacolo che pregiudica il successo del servizio di devozione.
Fine della citazione. Proprio. Essere franchi significa riconoscere davanti a Krishna che non siamo in grado di fare di noi quello che lui ci chiede. Semplicemente non siamo abbastanza puri, non abbastanza resi per fare solo quello che egli vuole senza attaccamenti egoistici. Essere di mente aperta significa soffrire per la nostra condizione. Noi vogliamo essere devoti di Krishna, ma non possiamo diventare devoti senza il suo aiuto. Srila Prabhupada prosegue: sia che siamo Brahmana, Kshatriya, Vaishya o Shudra, l'unica qualificazione che dobbiamo avere è di essere aperti, franchi e senza riserve. Allora, compiendo il proprio specifico lavoro sotto la guida di un vero maestro spirituale, si può raggiungere il più alto successo della vita. Shri Nitai Sachinandana Ki Jai. Quindi, compiendo il proprio specifico lavoro sotto la guida di un vero maestro spirituale, si può raggiungere il più alto successo della vita. Dopo aver riconosciuto davanti a Krishna che non possiamo essere devoti perfetti, non diciamo allora non farò niente. No, diremo invece questo è quello che posso fare. Posso offrirti il lavoro che devo fare e pregarti di accettarlo. La prima domanda che i devoti ISKCON spesso fanno su questo argomento è come trovare un equilibrio tra essere guidati da un'autorità o dalla propria determinazione. Dobbiamo seguire un processo di tentativi ed errori. Un modo è arrendersi all'autorità del Tempio e riporre la nostra fiducia nella sua guida. Naturalmente l'autorità del Tempio ci guiderà secondo le necessità della sua missione, a volte a spese delle nostre necessità personali. A volte, inoltre, queste guide ci deludono veramente, possiamo sentire che stiamo diventando più amari e tendiamo ad assumere la posizione opposta, cioè completa fiducia in noi stessi. Attraverso tentativi ed errori troveremo la giusta formula per noi. Possiamo provare a seguire il consiglio di qualcuno e vedere se per noi va bene, se non va bene, oppure funziona solo parzialmente per aumentare la nostra coscienza di Krishna. Allora possiamo aver bisogno di introdurre qualche aggiustamento. È importante però sviluppare una forte coscienza di noi stessi ed essere in grado di ascoltare quella voce dentro di noi che ci dice se quello che stiamo facendo è utile o no per il nostro sviluppo devozionale. Acquisire questa coscienza richiede tempo e maturità. Dovremmo sempre chiedere: quello che sto facendo mi aiuta a incrementare la mia coscienza di Krishna? Favorevole o non lo è? E questo ovviamente deve basarsi, la risposta deve basarsi su Guru, Sadhu, Shastra, Guru Bhakya, citate con la Aikya, sulle scritture, l'insegnamento del maestro spirituale, del sadhu, del saggio, non deve essere una risposta creata ad hoc dalla nostra mente che ci trova sempre dei pretesti per non fare il nostro dovere nei confronti di Krishna. Spesso la nostra incertezza su quello che stiamo facendo nasce da un'incomprensione su ciò che è la coscienza di Krishna. Nei primi anni mi sentivo fortemente insoddisfatto di quello che stavo facendo. Se uscivo a predicare, pensavo che avrei dovuto occuparmi di più dell'organizzazione. Se mi occupavo dell'organizzazione, sentivo che avrei dovuto essere fuori a predicare. Ad un certo punto un confratello mi fece osservare che sembravo sempre insoddisfatto. Ed aveva ragione. Quell'irrequietezza è un segno di una comprensione immatura. Forse pensiamo che in uno stato d'animo perfetto dovremmo sempre sentirci completamente ispirati, un'estasi continua per quello che vogliamo fare. La realtà però è che perfino quando scegliamo la situazione migliore che possiamo idealizzare per noi,
ci sono ancora difficoltà. Anche Prabhupada incontrava difficoltà nella sua predica, nonostante mai dubitasse della sua missione. In questi momenti dobbiamo continuare nel nostro servizio e aspettare che l'insoddisfazione scompaia. In definitiva, mentre cresciamo nella coscienza di Krishna, cominciamo a pensare che quello che stiamo facendo è in quel momento la nostra migliore offerta e non saremo così dipendenti dal giudizio esterno. È così meraviglioso vedere i devoti che hanno questa convinzione nel loro servizio e nella coscienza di Krishna. Tali devoti sono molto fortunati e vediamo che essi hanno costruito il loro equilibrio sul fatto che hanno perso interesse a sviluppare una grande varietà di abilità, che non sono più inquieti e che sono fissi nelle loro attività. Nonostante le preoccupazioni finanziarie o di altra natura, essi possono comprendere di essere dipendenti da Krishna e di poter lasciar perdere quei problemi. Non c'è una via unica per tutti i devoti per trovare questo equilibrio, ma ciascuno di noi deve sforzarsi per ottenerlo. Non è detto che sia pericoloso riflettere sulle nostre storie per capire dove eravamo e dove ci piacerebbe andare, nel nostro tentativo di sottometterci a Krishna. Nel frattempo dovremmo essere attenti a non cambiare la nostra filosofia o rifiutare i principi solo perché non siamo capaci di seguirli. Dovremmo sentirci caduti e pregare Krishna di aiutarci. Conclusione. Un problema è che specialmente i giovani devoti non sempre sono sicuri delle loro inclinazioni. In questi casi, per un devoto è utile ricominciare da capo e ricevere istruzioni nel tempio per ciò che l'autorità definisce completa resa. Ciò costituirà il fondamento per lo sviluppo personale successivo. Questo primo periodo nel tempio costituisce una fase di studio intenso e di pratica. Come uno studente universitario studia di più durante gli anni del corso di laurea che in qualsiasi periodo della sua vita, così un devoto che si ritira in un tempio può trarre vantaggio da questo intenso periodo di formazione. Al minimo, così facendo, il devoto avrà l'opportunità di capire in teoria le istruzioni di Krishna ed eseguendo il servizio necessario, secondo le richieste della missione, potrà anche conoscere la sua natura. E man mano che una persona matura vede con maggior chiarezza qual è il servizio per cui è più adatto. In definitiva, dobbiamo scoprire come prenderci cura delle nostre anime e offrirle a Krishna, poiché riporre completa fiducia in noi stessi è rischioso. Dobbiamo allora sottometterci al vero maestro spirituale e ai Vaishnava. Dovremmo avere amici che apprezzano il nostro livello di avanzamento e che possono sia ascoltarci, sia consigliarci, senza però giudicarci. Guiyam Akhyati Pucciati, dice Shila Rupa Goswami, aprire la propria mente, aprire il nostro cuore nei discorsi confidenziali e ascoltare i discorsi confidenziali dei devoti. È un tema delicato decidere quello che Krishna ci chiede. E per questo sono necessari sia la preghiera sia l'aiuto. Talvolta i segni sono chiari, ma altre volte no. Comunque, qualsiasi cosa decidiamo, dobbiamo farci carico della nostra realtà spirituale ed essere liberi da concezioni stereotipate su quello che è il servizio di devozione. Mentre attraversiamo questo processo, dovremo controllare i nostri segni di vitalità spirituale, proprio come un dottore che senza curarsi delle nostre proteste controlla i nostri parametri vitali per accertare lo stato generale di salute, così dovremmo controllare i nostri segni di vitalità spirituale. Ci sentiamo entusiasti di servire Krishna? Proviamo gusto per la Krishna Katha, cioè per gli argomenti che trattano di Krishna? Proviamo gusto? Abbiamo il desiderio
di stare in compagnia dei devoti? Desideriamo veramente di cantare in modo puro? Controllando questi sintomi sapremo se stiamo, procedendo sulla giusta via. Mentre progrediamo dovremmo lavorare sia a livello reale sia a livello ideale. Cioè, non sempre possiamo sapere esattamente che cosa Krishna vuole che facciamo, e anche se lo sapessimo potremmo non essere capaci di farlo. Perciò possiamo solo continuare ad usare l'intelligenza dataci da Dio per dare tutto ciò che possiamo a Krishna. Prabhupada ci assicura che non importa cosa siamo finché serviamo Krishna. Il servizio di devozione non è un hobby, ma un impegno a tempo pieno. Possiamo vederlo come un processo misterioso, esoterico, o possiamo seguire le chiare istruzioni di Prabhupada per impegnarci sempre nel servizio, pensando alla persona a cui lo stiamo offrendo. L'enfasi di Prabhupada sul servizio ci obbliga a scoprire la nostra vocazione personale, cioè quello che in realtà possiamo fare per Krishna, e dedicarci ad essa. Wow, che capitolo veramente intenso. Bene. Back to God and King Jai. Ci dà Prabhupada King Jai. E grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto e ci vediamo domani mattina alle ore 7:30 con una lezione sullo Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, buona giornata cosciente di Krishna e buone Ekadasi. Hare Krishna. Prabhupada ki jai, Shri Chaitanya Sachinandana ki.